Quando si parla di crisi idrica, spesso ci si ritrova a puntare il dito contro i cambiamenti climatici in atto e la conseguente siccità, ma l'emergenza legata alla crescente indisponibilità di acqua è spesso frutto anche di gestioni poco virtuose della risorsa idrica, bene di prima necessità ormai non più scontato. Tubature fatiscenti e vetuste sono il risultato di mancati investimenti negli anni che hanno portato alla definizione delle famigerate reti colabrodo e alle perdite che in Abruzzo sono tra le più alte in Italia. A questo si aggiungono le rotture improvvise che determinano interruzioni del servizio con conseguenti disagi per gli utenti sempre più esasperati. Un quadro dunque niente affatto felice che nei giorni scorsi a Pescara è stato oggetto di un consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza e alle associazioni per un confronto pubblico con l'ACA, l'azienda consortile acquedottistica chiamata a dare spiegazioni sulla gestione della crisi idrica in atto con la presidente Giovanna Brandelli. Io posso rispondere dal 2016 quando sono entrata come consigliere e dal 2019, anno nel quale sono stata eletta presidente della società del consorzio idrico, e posso dire che da subito abbiamo cominciato a lavorare sulla pressione delle reti idriche. Facciamo almeno 3 milioni di euro all'anno di interventi di manutenzione solo sull'idrico. Ogni anno fra investimenti e manutenzioni abbiamo speso circa 20 milioni sulle infrastrutture dal 2017 al 2024 e sostanzialmente anche tramite i progetti del PNRR e i finanziamenti pubblici arriveremo ad avere nel 2026 le reti digitalizzate, che significa mettersi al passo dei gestori primi della classe, di quelle società che hanno cominciato a lavorare sul rifacimento delle reti già nel 2000. Dobbiamo diventare bravi non solo nella prevenzione delle perdite sulla rete, ma anche nella prevenzione dello spreco e nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Dobbiamo diventare bravi a utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi propri. Da decenni che si parla di reti colabrodo, di perdite idriche, di rotture. Se si facesse anche solo un metro all'anno di reti, forse si sarebbe un pochino meglio, soprattutto se avessimo cominciato prima a fare questo tipo di intervento. Questo è chiaro, però la soluzione non è il rifacimento di tutta la rete, perché dovremmo evacuare le città. Bisogna essere realisti, è un problema di metodo. La digitalizzazione delle reti, che ripeto ACA sta facendo, sarà avere un metodo per stabilire le priorità di intervento sulle reti. Passata l'estate, adesso la situazione qual è? Ancora abbiamo scarsità idrica, quindi le chiusure sono previste almeno fino a metà di novembre. Sostanzialmente ci mancano circa 200-250 litri in distribuzione. È vero che è diminuita la domanda, però abbiamo svenato le sorgenti. La questione dello studio di questo acquedotto pugliese, secondo lei, è una cosa fattibile? È chiaro che c'è un principio di solidarietà nell'uso dell'acqua, che è una risorsa pubblica, e questo sta scritto nelle direttive europee. Ma la possibilità di un trasferimento di acqua dall'Abruzzo alla Puglia dovrebbe essere verificata solo dopo che Acquedotto Pugliese raggiunge quei valori ideali di perdite sul sistema idrico, che sono il 15-20%, mi risulta che stanno ancora al 43%. Cosa accadrà nei prossimi anni? L'acqua sarà l'oro blu, sarà il business dove vorranno entrare fondi di investimento e privati. Quindi dobbiamo tutelare il bene pubblico. Fatti questi interventi anche sulle famigerate reti colabrodo, quanto tempo si può pensare di aspettare per arrivare a una situazione ottimale? Nel 2026, con la realizzazione degli interventi del PNRR, arriveremo ai dati medi nazionali di perdite, circa il 42-43%. Per arrivare a una situazione ottimale dovremmo avere il 15-20%, e questo può essere il risultato soltanto di un ventennio di investimenti. Soprattutto è fondamentale imparare a diversificare le fonti di approvvigionamento. Dobbiamo investire sui potabilizzatori, sui desalinizzatori, cioè su altri impianti che ci consentano di non dipendere oggettivamente dalle precipitazioni nevose dell'anno precedente. Arrivare a una perdita pari allo 0% è pura utopia? Sì, le reti subiscono tantissimi stress, quindi il tipo di pressione è molto più importante e incide su condotte che sono molto più vecchie.